Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace, aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo di un film uscito da poco al cinema, il 30 agosto scorso, ma che negli Stati Uniti è già disponibile per il noleggio in streaming su alcune piattaforme come Amazon, Google Play, Apple TV e Hulu. Il titolo del film è Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, è diretto da Jeff Rowe e Kyler Spears, che hanno lavorato anche in un altro film di animazione molto interessante del 2021, che si intitolava I Mitchells contro le macchine, e vengono dalla scuola Lord Miller, quindi questa è gente che sa fare. E la sceneggiatura del film è stata firmata da un sacco di gente, tra cui spiccano i nomi di Seth Rogen e Evan Goldberg, che hanno anche prodotto il film per Nickelodeon e Paramount. Avevamo bisogno di un altro film sulle tartarughe ninja? Sì, ma non lo sapevamo. Vediamo insieme perché dopo la sigla. Camera! And motherfucking sound! Prima di iniziare a parlare del film, ci tengo a dire che secondo me la storia di come sono nate le tartarughe ninja è forse l'ultima grande storia di un franchise nato, almeno all'inizio, non per spremere dollari dai fans, ma da una scintilla creativa onesta e genuina. Le tartarughe ninja nascono nel 1984 nel New England dalle menti di due giovani aspiranti fumettisti, Kevin Eastman e Peter Laird, che appunto uniti dal loro amore per i fumetti e soprattutto per Jack Kirby, decidono di andare a vivere insieme e iniziare a lavorare al loro capolavoro. Fondano anche un piccolo studio nel loro appartamento che chiamano simpaticamente Mirage, perché ai tempi pensare di avere un vero studio dove produrre fumetti era appunto un miraggio. Dopo parecchi progetti rifiutati dalle grandi case editrici, i due decidono di autoprodursi una pubblicazione. Ma da qui la domanda nacque spontanea: che cosa pubblichiamo? Iniziarono così a mettere sul tavolo tutte le idee che avevano e da questo collage barra brainstorming venne fuori un titolo e un bozzetto. Il titolo che venne fuori era appunto Teenage Mutant Ninja Turtles e il bozzetto era il disegno di quattro tartarughe antropomorfe in atteggiamento da battaglia, ognuna con un'arma diversa proveniente dalla cultura ninja. Quindi una katana, un bastone, in un chaku e i pugnali sai. Ora, se ci riflettete bene, il titolo del fumetto sembra davvero composto da quattro parole estratte a caso da un cappello, ma secondo me è proprio lì la genialata. Nel maggio del 1984 esce il primo numero di questo piccolo fumetto indipendente in poco più di 3200 copie. È un fumetto in bianco e nero, molto dark, con uno humor molto pungente, e con soprattutto l'utilizzo della figura del mutante molto diversa rispetto all'utilizzo che ne facevano la Marvel o la DC. Le tartarughe non erano eroi celebrati dal mondo, tutt'altro, erano outsiders che vivevano nelle fogne. Anzi, il mondo tendeva a temerli e a additarli come mostri. Sono eroi che ci difendono da dietro le quinte, senza bisogno di prime pagine. Il primo numero del fumetto va sold out in poche settimane e arrivano ben 15.000 prenotazioni per il secondo volume. Il fumetto, grazie al passaparola, arriva a stampare 135.000 copie alla sua ottava uscita. Le tartarughe diventano ufficialmente un fenomeno nel panorama del fumetto underground americano. Stiamo parlando del 1984. Per i ragazzini i videogiochi erano solo quelli delle sale giochi. I cartoni in TV venivano trasmessi solo il sabato mattina, non c'era internet, non esisteva lo smartphone, ma quindi questi ragazzini come lo passavano il tempo? Passavano il tempo giocando con i giocattoli, questa è la mia generazione. Sì, noi giocavamo con i pupazzetti di plastica. Per le ragazzine c'erano le bambole e la Barbie, per noi ragazzini c'erano i Transformers, i Masters e i personaggi del wrestling. I giocattoli negli anni 80 erano un mercato estremamente florido e ogni volta attorno ad ogni giocattolo veniva creata una serie animata.
Cosa c'entra tutto questo con le tartarughe ninja? Beh, c'entra perché un agente che si occupava di licenze, chiamato Mark Friedman, si ritrova a leggere qualche numero del fumetto e si convince che queste quattro tartarughe possano diventare dei giocattoli veramente profittevoli. Si presenta a Eastman e Laird e ottiene il mandato per trovare una fabbrica di giocattoli interessata a creare le action figure dedicate alle tartarughe ninja. Ma almeno all'inizio le grandi fabbriche come LJN e Mattel dicono di no, soprattutto perché quelle quattro tartarughe ninja sono troppo aggressive. Già solo la definizione ninja sottende della violenza. E sicuramente il tono da guerrieri della notte che caratterizza il fumetto non aiuta Friedman a convincere le grandi fabbriche a investire in questo progetto. Il boss della Hasbro definirà le tartarughe addirittura come la peggior idea che lui avesse mai sentito, fino a quando Friedman non riuscì ad attirare l'attenzione di una fabbrica di giocattoli fino a quel momento concentrata solo alla commercializzazione di bambole per ragazze, cioè la Playmates. La Playmates produceva delle bambole molto costose e molto elaborate, erano dei veri e propri animatronics che parlavano e si muovevano ed erano alla ricerca di un prodotto per il cosiddetto boy market, quindi per tutto il mercato dedicato ai ragazzini, che però fosse semplice da realizzare. Nel 1987 la Playmates acquistò la licenza delle tartarughe ninja per $150,000 e iniziò a ideare e modellare le action figures. Come ai tempi accadeva sempre quando bisognava lanciare un nuovo giocattolo, la Playmates pensò di realizzare una serie animata e si affidò allo studio Murakami Wolf & Swenson per creare appunto una miniserie in 5 episodi dedicata alle tartarughe. Questo studio di animazione fece dei cambiamenti molto importanti al fumetto. Il primo fu quello di rendere le tartarughe diverse tra loro per personalità e con delle piccole caratteristiche per renderle riconoscibili alla prima occhiata. Ecco così che vennero messi colori diversi alle bandana delle tartarughe, anche perché il fumetto era in bianco e nero. Vennero messe le iniziali dei loro nomi sulla cintura, quindi Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo, e soprattutto venne data loro una personalità. Leonardo era il leader, Donatello il nerd fissato con la tecnologia, Raffaello era il big guy tutto muscoli e attaccabrighe, Michelangelo era il teenager, cioè il più naive e ingenuo dei quattro. Con queste quattro personalità presero praticamente tutto il target tra gli 8 e i 12 anni. Ogni ragazzino poteva immedesimarsi in una di queste quattro tartarughe. A dare un twist commerciabile a queste action figure viene chiamato addirittura Mark Taylor, padre dei Masters of the Universe, quindi una mezza garanzia di successo. E quindi i rappresentanti della Playmates iniziarono a viaggiare per tutti gli Stati Uniti con dei prototipi delle action figure e i primi 5 minuti della serie animata per trovare delle catene che gli ordinassero dei pezzi. E l'unica catena fra tutte che decise di investire in questo pazzo progetto fu Toys R Us, che ordinò 6.000 pezzi. Non tantissimi, ma comunque era un inizio. Vennero così prodotte 10 action figure, cioè le tartarughe, alcuni personaggi secondari, i cattivi e 5 veicoli. Nel 1987 esordì la serie animata e i 6.000 pezzi ordinati da Toys R Us finirono in pochissimi giorni. Il secondo ordine fu infatti di 50.000 pezzi e iniziò così una corsa entusiasmante. Nel 1990 uscì il primo film al cinema dedicato alle tartarughe ninja e, nonostante non fosse proprio un capolavoro, incassò la bellezza di $134 milioni e portò alla vendita di 100 milioni di pezzi delle action figures. In quell'anno le tartarughe ninja da sole coprivano l'80% del cosiddetto boy market. Ma nel 1996 iniziò un lento declino, dovuto da una parte ad una serie live action dove la produzione si impose per inserire una tartaruga donna. L'ho già sentita questa storia, non imparano mai. Ma soprattutto le tartarughe iniziano a soffrire la rottura che viene a crearsi tra i loro creatori. Le divergenze artistiche e imprenditoriali tra Eastman e Laird diventano insanabili, quindi Laird decide di comprare le quote di Eastman e quindi rimanere, diciamo, l'unico padre legale
delle tartarughe ninja. Entra così in scena la Viacom, proprietaria del canale per ragazzi Nickelodeon, che offre all'Erd 60 milioni di dollari per acquisire la licenza delle tartarughe ninja. L'Erd ovviamente accetta perché sono tanti soldi e Nickelodeon nel 2012 lancia una nuova serie animata dedicata alle tartarughe con la supervisione di Eastman. Serie che poi avrà un reboot nel 2017 e che porterà alla vendita di 500 milioni di dollari in action figures. Nel 2014 e nel 2016 sono usciti due film sulle tartarughe prodotti da Michael Bay che, nonostante siano due ciofeche inguardabili, hanno ottenuto un discreto successo. E arriviamo ad oggi, 2023, anno di uscita di questa nuova versione delle tartarughe sempre targata Nickelodeon, intitolata Mutant Mayhem. Perché tutta questa premessa? Perché da un piccolo fumetto indipendente pubblicato quasi 40 anni fa è nato un fenomeno che ancora oggi riesce a risorgere dalle proprie ceneri. Cambiare pelle e riproporsi ad un nuovo pubblico ogni volta con la stessa creatività e la stessa energia. Cosa che, per esempio, non sta riuscendo a Star Wars o Marvel e non è mai riuscita a Transformers, i Masters o ai Power Rangers. E il motivo di questa capacità unica delle tartarughe di riuscire a trovare una identità in ogni decade sta proprio nella loro definizione. Teenage Mutant Ninja Turtles non è solo un titolo. È un quadrilatero di follia, creatività, immaginazione, leggerezza che sottende possibilità infinite. E credo anche che il candore creativo di Eastman e Laird sia ancora una parte fondamentale del DNA di questi personaggi. Ogni volta che l'industria ha cercato di spremere le tartarughe solo per profitto, ha miseramente fallito, come la serie live action o i film prodotti da Michael Bay. Ma quando le tartarughe sono state assecondate per quello che sono, cioè dei teenager ninja mutanti, come l'idea originale dei loro creatori, hanno dato il meglio. Il film di Jeff Rowe e Keller Spears è soprattutto questo, un omaggio allo spirito più primordiale di questi personaggi. Non è una pallosa origin story, il plot è semplice e completamente propedeutico all'evoluzione dei personaggi e al lato comico del film. A livello realizzativo il film si incastona alla perfezione in quel filone che sta letteralmente rivoluzionando il mondo dell'animazione, iniziato da Lord e Miller con i loro Spider-Man. Il look di questo film è molto simile a quello delle avventure di Miles Morales ed è decisamente la sua arma in più. L'irregolarità delle forme, alcuni colori appena abbozzati, davvero a volte si sente l'esigenza di dover allungare la mano sullo schermo e girare la pagina del fumetto. Forse, a mio parere, nel terzo atto l'animazione diventa un po' troppo confusa, ma è un particolare poco fastidioso. Grande punto a favore di questo film è l'aver scelto dei veri teenager per doppiare le tartarughe. Beh, la scoperta dell'acqua calda, direte voi. Sappiate che tra serie e film questa è la prima volta che succede. Nobody's ever seen his face. Why? Because he kills everyone who does. Cool. No, not cool. Beh, cool. Tutto il voice work di questo film è davvero notevole e, come sempre, vi consiglio di guardarlo in lingua originale, altrimenti vi perdete metà dell'opera. Non mi addentro troppo nella trama del film perché secondo me è bello affrontarlo senza troppe nozioni, per farsi trasportare dal suo lato più energetico e comico. Uno degli aspetti più riusciti di questo film è il come hanno trattato i due concetti di teenager e mutante. Nel senso, già è difficile farsi accettare dal mondo quando si è solo un teenager e il personaggio di April O'Neil in questo film è la perfetta caratterizzazione di questa difficoltà. Figuriamoci quanto può essere difficile farsi accettare dal mondo quando si è teenager e mutanti allo stesso tempo. Le scene in cui le tartarughe sognano di integrarsi nel mondo sopra le loro teste sono davvero tenere e ben realizzate. Non sono mai stato un grande fan delle produzioni di Rogen e Goldsberg, ma devo ammettere che con questo film mi hanno più che convinto. Teenage Mutant Ninja Turtles è un film che vi straconsiglio. Non lo sottovalutate e non lo snobbate, perché è un take sulle tartarughe davvero di notevole spessore. In più, fa parte della, chiamiamola, new wave dell'animazione che sta letteralmente sconvolgendo le regole del gioco.
e a me sinceramente fa piacere essere spettatore diretto di un cambiamento così epocale. Che birra abbiniamo a questo film? Come ho già detto durante l'episodio, considero Le Tartarughe Ninja davvero un esempio di grandissima creatività che decennio dopo decennio è in grado comunque di reinventarsi. E io credo che la birra sia molto simile alle tartarughe come genesi creativa. Una volta che della birra è stata fatta la base, quindi la base di acqua, malto d'orzo, luppolo e lievito, dentro davvero possono essere messi qualsiasi tipo di ingrediente per renderla unica, per arricchirla, per renderla speciale. Possono essere messe delle spezie, può essere messa della frutta. La birra ha davvero delle possibilità quasi infinite. Per questo ho deciso di abbinare a questo film, che comunque simboleggia secondo me una grande creatività, ho deciso di abbinare la birra di una delle realtà secondo me più creative in Italia, e sto parlando di Live Barrels. Live Barrels è un progetto che nasce principalmente per produrre sidri e kombucha, già solo per questo meriterebbero una statua, ma che da qualche mese si cimenta anche nella produzione di birra. Infatti loro non si definiscono un birrificio, ma si definiscono una fermenteria creativa, e ho deciso in particolare di abbinare a questo film la loro Yuzumi. Ma sorpresa delle sorprese, a parlare di questa birra in questo episodio non sarò io, ma sarà Massimo De Marco, cioè uno dei fondatori di Live Barrels. Buongiorno agli amici della versione di Barley, io sono Massimo di Live Barrels, laboratorio di fermentazioni, birre incluse ovviamente, dalle parti di Piacenza, e sono qui per raccontarvi della nostra Yuzumi. La Yuzumi è una birra di frumento con yuzu, appunto, e cocco, e però non è una birra che vuole essere una fruit beer, è una birra che vuole prendere il tema dell'equilibrio tra la freschezza e la rotondità, e lo fa su due livelli diversi. Lo fa nella base maltata, in cui c'è ovviamente del frumento, quindi leggera acidità, rusticità che arrotondiamo con dell'avena, anche per dare questa consistenza particolarmente cremosa e speriamo piacevole al palato, e poi l'aggiunta di frutta, per cui c'è lo yuzu che ha questa sua acidità agrumata, questa leggera nota maricante simile un po' al pompelmo rosa, che poi equilibriamo insomma con questo finale super goloso del cocco. Speriamo vi piaccia, e lascio la linea a Roberto per l'abbinamento cinematografico. Un saluto a tutti. Beh, grazie Massimo, davvero non potevi essere più gentile e più esaustivo. Qui siamo davvero a un livello molto alto di sperimentazione. Live Barrels è un progetto che vi stra raccomando, così come vi raccomando il film Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem al cinema, abbinato a questa birra che è davvero un punto d'incontro tra più tipi di fermentazione, come possono essere appunto la kombucha e le birre sour, in più con l'aggiunta di un frutto, un agrume molto particolare, lo yuzu, che dà alla bevuta una freschezza e una stringenza davvero uniche. Quindi Le Tartarughe Ninja abbinate alla Yuzumi di Live Barrels, tutto straconsigliato, e dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta, e non fermatevi alla prima.